Buon pomeriggio, ben trovate sul mio canale. Questo è l'orecchino Erin, realizzato in collaborazione con Perlissima di Monica Del Brocco. Vi lascio in info box il link per realizzare il modulo principale dell'orecchino Erin e poi, come promesso, adesso andiamo a realizzare l'incastonatura per questo rivoli più piccino da 12 mm e vi farò vedere come l'ho assemblato all'orecchino. In realtà nel video principale, nel video appunto del modulo Erin, ve l'ho mostrato assemblato in maniera leggermente diversa, cioè in maniera classica, però non mi convinceva al 100%, quindi ho rismontato questa parte e l'ho assemblata in questo modo. Così penso che sia veramente l'ideale, però poi ovviamente il modo di assemblarlo e di miscelare comunque i vari elementi, quello dipende anche dal vostro gusto personale. Io l'ho pensato così con il perno, l'intercalare e il modulo montato così a quadrato, però sta molto bene anche montato in diagonale, quindi a rombo. Sta bene anche eventualmente montando una monachella e mettendo una bella goccia qui in basso, sia a quadrato sia montato per così a rombo. Quindi largo spazio alla vostra creatività e alla vostra fantasia per poter appunto realizzare in maniera più personalizzata possibile il vostro gioiello. Io adesso vi mostrerò come fare questa semplicissima e basilare incastonatura con le bugle. Vedete, in maniera molto semplice, carina anche sul retro. E questa è per i rivoli da 12 mm. Ci occorrerà quindi il rivoli da 12 mm, 11,0 e 15,0 Miyuki e le bugle da 3 mm. Poi utilizzo un ago e filo da tessitura. Sto utilizzando adesso lo 0,20 nylon monofilamento, però potete utilizzare anche un fireline da 0,15. Iniziamo quindi la nostra incastonatura. Come vi ho mostrato per l'incastonatura del rivoli da 14 mm, praticamente l'incastonatura è identica, cambiano solo due piccoli accorgimenti e ve li farò vedere. Appunto, vi dicevo, inseriamo 4 bugle intervallate da 4 11,0, le chiudiamo a cerchio e ripassiamo all'interno delle perline. Una volta ripassato, andiamo a fare un piccolo nodo portando le perline al centro del nostro filo. Ok, ne facciamo ancora uno. Ed ecco qua. Allora, adesso mi allontano leggermente. Dicevo, mi allontano leggermente e inizio praticamente a lavorare da di qua. Allora, quindi entro nella bugle e inserisco un'altra e rientro, stavo uscendo da quest'altro lato, rientro in questo modo. Vedete, si posizionano parallelamente. Lo facciamo ancora, saliamo su quella superiore, prendo ancora una bugle e la inserisco. Allora, non fate come ho fatto io che ho allentato la presa. Oh, mamma mia. Ok. Questa e questa.
Eccole qua. Torno in quella superiore. E di nuovo ne inserisco un'altra. E ancora. Ed eccola qui. Adesso non devo fare altro che tornare in basso e quindi ripasso qui tra le bugle. Così. Così. Passata dentro il filo. Ok. E di nuovo sto uscendo da questa, rientro in questa, entro anche nella rocaille, nella bugle successiva e lo ripeto, quindi ne devo inserire 5. Lo facciamo per tutto il giro. Eccoci quindi, una volta completato il giro, ci troviamo. Ci portiamo quindi ad uscire da una delle bugle, vi faccio vedere in questa posizione, quindi la seconda. Sulla seconda fila inseriamo una 15, una 11, una 15 ed entriamo nella bugle di qua. Ripetiamo questo per tutto il giro. Terminato il giro, passiamo tra le perline e usciamo, vedete, da una delle bugle che si trovano all'estremità. Inseriamo una 11, una bugle e una 11 ed entriamo, aiuto, nella bugle che si trova davanti, ok? Ripetiamo questo per tutto il giro, quindi ne dobbiamo inserire 4 e prepariamo quindi proprio una vera e propria gabbietta che accoglierà il nostro Rivoli. Allora, facciamo ancora qui. In questo caso, avendo il Rivoli, da 12, questa incastonatura sarà leggermente larga. Allora, adesso quando noi andremo a ripassare, adesso inseriamo il rivoli nell'incastonatura, aiuto se lo trovo, inseriamo i rivoli nell'incastonatura, tiriamo ben bene le perline e quando ripassiamo, ripassiamo solo nelle bugle saltando le 15. Per stringere meglio, ok? Quindi tenendo ben tirato, le perline si posizioneranno all'esterno. Se non si posizionano all'esterno, vi aiutate voi con l'ago e le mandate all'esterno rispetto al filo. Io lo faccio con calma perché non ci vedo con la telecamera. Comunque continuo e ci vediamo dopo appunto che siamo ripassate tra le perline. Perfetto, quindi adesso il rivoli è ben stretto, ben abbracciato dalla nostra incastonatura. Sono ripassata quindi di nuovo tra le perline e mi porta ad uscire da una bugle che si trova in seconda fila rispetto appunto a quella del rivoli. E qui andrò ad inserire. Adesso vi faccio vedere 2,15, una bugle e 2,15 ed entro nella successiva.
Vedete? Queste si andranno a posizionare, vedete, così in maniera decorativa. Queste oramai servono solo per decorare perché il Rivoli è già bloccato. Ok, continuiamo quindi per tutto il giro in questo modo. Terminato il giro, prima di ripassare di nuovo tra queste perline, io faccio altri giri in modo che poi ripasserò alla fine in quelle perline. Allora, vado ad uscire dalla bugle che si trova sotto a quelle che stavamo lavorando e io adesso utilizzerò questo metodo per agganciare i rivoli, ma se voi preferite fare diversamente, potete anche fare il cappietto su una di queste perline, diciamo sulle bugle qui sopra, oppure inclinato diversamente. A me piaceva farlo così e quindi vado ad agganciarlo su questa fila dietro. Allora, perché l'incastonatura così è terminata, io sto semplicemente adesso andando a crearmi i miei cappi per agganciare praticamente. Ops, mi sono appena resa conto che ho spaccato la bugle. Benissimo. Ok, facciamo finta che non l'ho spaccata e continuiamo. Perché sono ripassata probabilmente troppe volte nella stessa. Comunque andrò avanti adesso e lo farò su questa successiva. Ok, perfetto. Adesso, uscendo quindi dalla terza bugle, inserisco sul lago. 5, 15, 1, 11, la porto in fondo e adesso sto facendo praticamente il cappietto per agganciare la monachella o il perno, ok? Quindi adesso inserisco di nuovo altre 5 e rientro nella 11, tiro bene giù, rientro di nuovo in queste. Ok. E di nuovo ne inserisco 5 per andare dall'altro lato. E 5. E vado in questa. Ok. Dall'altro lato, quindi qui, farò più o meno la stessa cosa, però allora intanto ripasso tra queste. Ok. Ripasso tra queste qui su. Ok. E ritorno quindi a ripassare per rinforzare. Aiuto. Scusate, ma io veramente non ci vedo nulla oggi. Ok, e quindi di nuovo torno giù su questa e ripasso in queste qui che abbiamo inserito. Aspettate. Ok, quindi sono ripassata tra le perline.
Il filo mi stava per terminare, quindi ripassando tra le perline ho aggiunto di nuovo la bugle dove mi era saltata, e andandola poi a collegare con le altre perline, qui mi rimane un pezzettino di filo che poi andrò ad annodare comunque. Quindi ho messo l'ago sull'altro capo di filo che io avevo a disposizione dall'inizio e qui vado a fare una rifinitura che a me piace, però non è indispensabile. Entro in una delle 11 e tra ogni 11 qui sulla base vado ad inserire una 11. Così. Queste poi andando a stringere si posizioneranno al centro e andranno a coprire totalmente il retro del Rivoli. Ok, come al solito faccio qualche pastrocchio. Ok, quindi io proseguo così fino alla fine del giro e ripasso poi alla fine solo tra le 11 che ho appena inserito. E poi torno a ripassare tra le perline per uscire da una di queste bugle per fare l'altro lato, quello che si va ad agganciare al modulo principale. E vi faccio vedere come lo aggancerò io. Lo aggancio direttamente senza mettere l'anellino. Vedete, queste si posizionano completamente così unite una all'altra e lo chiudono. È molto molto carino chiuso in questo modo, in modo che resta comunque ben protetto i rivoli. E mi sono annodata col filo. Aspettate che tolgo il nodo. Ripassiamo quindi tra le perline, usciamo da qui da una delle bugle sulla terza fila in maniera diametralmente opposta al cappietto che avevamo fatto per inserire la monachella e inseriamo sempre 5. Eccole qui, 5 15 0. Prendiamo il nostro modulino, ok. Vado ad inserirmi. Allora, io qui ho messo una 11, una 15, ma forse per fare questo tipo di lavoro è meglio magari mettere una 11 anche qui. Ok, allora, eccomi. Così. E di nuovo 5 15 0 ed entriamo nella terza bugle qui. Vedete? Ok. Mi sa che non sono entrata nella bugle, ma sono entrata sotto. Benissimo. Adesso ci entro. Io non ero entrata nella bugle. Comunque dovete entrare nella bugle e poi ripassare sulla fila superiore, ritornare praticamente dove eravate e ripassare tra le perline. Adesso io ripasserò più volte tra le perline per fermarle e aggancerò il mio perno al cappietto che ho creato
e il nostro modulo praticamente è terminato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, soprattutto per il modulo principale, che diciamo è quello più lavorato. Questa è un'incastonatura proprio molto molto semplice, ma è un'idea carina, sfiziosa per poter utilizzare il Bugle. Vi aspetto prestissimo qui sul canale per un nuovo tutorial e buona giornata creativa a tutte. Ricordate che il kit è a disposizione sul gruppo di Perlissima. Vi lascio in info box il link per poterlo prenotare. Buona giornata a tutti di nuovo. Ciao.